Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, il Covid, la terza fase della campagna vaccinale, raggiunge il traguardo delle 20.000 inoculazioni, ma 185.000 abruzzesi non hanno ancora ricevuto la prima dose. Nella nostra regione l'ultima variazione settimanale intanto ha fatto registrare un più 22% di incidenza del virus. L'Abruzzo, dice il Comitato Tecnico Scientifico, è a rischio moderato in questo momento. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. 20.000 abruzzesi hanno già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Si tratta di soggetti fragili e ultraottantenni, per cui in molti casi è necessaria la somministrazione a domicilio, rallentando lo scorrimento della fila. Entra nel vivo la terza fase dell'immunizzazione di massa, che in Abruzzo avviene esclusivamente con il vaccino Pfizer. Moderna, infatti, non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie, ma il via libera da parte delle organizzazioni mediche è atteso nei prossimi giorni. In totale, oltre 1 milione di abruzzesi hanno ricevuto la prima dose e di questi circa 44.000 sono in attesa del richiamo. Ma se l'80% della popolazione è stata già immunizzata, vi è anche una sacca di resistenza. 185.000 persone hanno ignorato l'appello delle istituzioni a vaccinarsi. Sono circa il 15% di coloro che, avendo più di 12 anni d'età, hanno facoltà di aderire alla campagna. Dubbiosi, scettici, malfidati o ribelli ad un'obbligatorietà velata. In Italia, infatti, seppur quella di vaccinarsi rimane una libera scelta, il Green Pass è per così dire un sollecito coatto. Il 15 ottobre, data in cui la certificazione verde è diventata obbligatoria per accedere a qualunque luogo pubblico al chiuso, che sia da fruitore o da lavoratore, si è registrato il record di prime dosi in Abruzzo, 3.122. Per molti il timore di effetti collaterali del farmaco è stato così superato da quello del rimanere fuori dalla vita sociale e produttiva. Il vaccino comunque blocca lo sviluppo della malattia, scongiurando sintomi gravi, ricoveri e decessi, ma come spiegano da mesi gli esperti, non impedisce di contagiarsi, seppur riduce la trasmissione virale. Insomma, vaccini o no, il virus circola ancora e a farne le spese sarebbero soprattutto i Novax. Negli ultimi giorni, colpevole anche l'autunno con l'abbassarsi delle temperature, i contagi sono tornati ad aumentare. In Abruzzo la scorsa settimana si è registrato il più 22% di incidenza del virus rispetto alla settimana precedente e la crescita più consistente degli ultimi mesi. Nella nostra regione i positivi accertati sono attualmente oltre 1.500. L'Abruzzo, in base all'ultimo monitoraggio della cabina di regia ministeriale, insieme a Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, è tra le 4 regioni italiane a rischio moderato. L'amministrazione comunale di Teramo ha deciso di chiudere per alcuni giorni l'asilo Il Girasole di Via Diaz. Il provvedimento si è reso necessario dopo che un'educatrice è risultata positiva al Covid. Intanto sono già iniziate le procedure di sanificazione e tracciamento per sottoporre a tampone chiunque sia entrato in contatto con la maestra contagiata. Sentiamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Il Covid-19 continua a circolare anche se gli immunizzati non rischiano conseguenze gravi come prima della vaccinazione. È necessario però non abbassare la guardia. A Teramo l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea fino al prossimo mercoledì 27 ottobre dell'asilo Il Girasole di Via Diaz. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'esito di un tampone molecolare risultato positivo effettuato da un'educatrice della struttura scolastica. È possibile che tale positività sia da ricondurre ad una situazione familiare. Tuttavia, il Comune di Teramo, di concerto con l'azienda sanitaria e l'UCAT, ha ritenuto doveroso e necessario intervenire tempestivamente e chiudere per alcuni giorni l'asilo. Intanto, in queste ore è in corso l'attività di tracciamento per ricostruire tutti i contatti avvenuti nelle ore precedenti e successivamente si provvederà a verifiche su soggetti interessati. Il personale educativo e non entrato in contatto con la paziente positiva sarà sottoposto a tampone. Nella quasi totalità dei casi si tratta però di persone che hanno completato l'iter vaccinale. Nei giorni successivi sarà invece il turno di tutti i bambini e le bambine che rientreranno nel tracciamento.
Il sindaco Gian Guido D'Alberto e l'assessore alla pubblica istruzione Andrea Core hanno già chiesto un confronto con l'azienda sanitaria teramana per verificare i protocolli adottati e ragionare su possibili modifiche e integrazioni da apportare per fronteggiare questa nuova fase emergenziale. I dati però parlano chiaro. I casi di contagio sono in diminuzione tra una popolazione scolastica che ha risposto assai bene alla campagna vaccinale. Ad oggi, complessivamente in provincia di Teramo, i nuovi positivi sono 19. Un giovane di 22 anni di Moscufo è rimasto ferito in modo grave questa mattina a Bussi sul Tirino lungo la strada statale 153 della Valle del Tirino, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate un camion e un'autovettura. Il giovane che viaggiava a bordo della macchina ha riportato un trauma toracico e sospette fratture agli arti inferiori. Soccorso dal 118 è stato trasportato in codice rosso in ambulanza all'ospedale di Pescara. A causa dell'incidente il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le squadre dell'ANAS e le forze dell'ordine per gestire il traffico e ripristinare la viabilità. Andiamo avanti con il nostro telegiornale ora e ci spostiamo a Vasto voltando pagina, perché oggi inizia in maniera ufficiale con la presentazione della giunta il secondo mandato del sindaco Francesco Menna. 4 le riconferme a cui il primo cittadino però cambia le deleghe e 3 i volti nuovi. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. A Vasto il giorno della giunta. A mezzogiorno è scattata l'ora X con il sindaco Francesco Menna che ha presentato i componenti della squadra di governo della città. Tra conferme e nuovi nomi ecco il volto nuovo del team Menna. 4 gli assessori riconfermati dal sindaco per il secondo mandato. Anna Bosco, Paola Cianci, Carlo Della Penna e Gabriele Barisano. Ma per alcuni di loro cambiano assessorati e deleghe. La Bosco si tiene stretto l'assessorato all'istruzione e ottiene quelli dello sviluppo economico e alla transizione digitale. All'assessora anche le deleghe a politiche portuali, ferrovie, ZES, politiche europee e politiche energetiche. Per Paola Cianci, passaggio dall'assessorato all'ambiente a quello del patrimonio e servizi civici, con la riconferma della carica nel settore delle politiche giovanili. La Cianci ottiene anche le deleghe alle politiche per l'edilizia residenziale pubblica, difesa e tutela degli animali e food policy. Cambio di casacca anche per Carlo Della Penna, che perde il settore turismo ma conquista sport, smart city e sicurezza, con deleghe alle politiche di mobilità, impiantistica, sportiva e polizia locale. Barisano, il nuovo assessore all'ambiente, all'ecologia e ai tributi comunali, per lui anche le deleghe per aree protette, isola ecologica e centro del riuso, via verde della Costa dei Trabocchi. A completare la squadra del sindaco 3 volti nuovi: Nicola Della Gatta, Felicia Fioravante e Alessandro Delisa. Per Della Gatta la prima esperienza nell'assise civica si apre con l'assessorato alla cultura, al welfare e all'inclusione sociale. Sue anche le deleghe a politiche sociali, realtà periferiche e integrazione. La Fioravante inaugura la sua esperienza in consiglio comunale con la nomina a vice sindaca e l'assessorato al turismo, lavori pubblici e la città del benessere, con deleghe a opere pubbliche, fondi per lo sviluppo e finanziamenti e marketing territoriale. A Delisa ha assegnato l'assessorato alla pianificazione urbana, ai servizi manutentivi e ai servizi informatici. Sue le deleghe a decoro di spazi pubblici e quartieri, servizi informatici comunali e politiche di rigenerazione urbana. Restano competenze in capo al sindaco quelle relative a igiene e sanità, pianificazione sanitaria e bilancio, personale e protezione civile. Ancora la politica, andiamo a vedere in casa del Partito Democratico come dopo le vittorie positive, soprattutto nei ballottaggi, il Partito Democratico si stia riorganizzando per le prossime regionali con una coalizione che si cerca di creare il più larga possibile. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Una coalizione forte e coesa per poter governare la regione. Il centro-sinistra questa mattina a Pescara si è riunito per trovare una sintesi sugli obiettivi da raggiungere fino alle prossime elezioni regionali e alla luce anche del buon risultato raggiunto agli ultimi ballottaggi. Resta da capire come si realizzerà un eventuale accordo con il Movimento 5 Stelle su base abruzzese. Oggi si riunisce la coalizione di centrosinistra, e cioè i partiti che
si riconoscono nel centro-sinistra i consiglieri regionali, i parlamentari. È un primo incontro operativo che naturalmente attende con molto rispetto la definitiva organizzazione del Movimento 5 Stelle, affinché ci possa essere poi appunto un dialogo tra il centro-sinistra tutto e il Movimento 5 Stelle stesso. Chiaro che il voto delle elezioni amministrative di quest'anno, ma anche dell'anno scorso, è una chiara indicazione da parte degli abruzzesi, una richiesta di costruire una piattaforma alternativa al governo Marsilio, che è giudicato inefficace e lontano, e noi dobbiamo farci carico di questa responsabilità, lo faremo tutti insieme. Quindi inizia un percorso di condivisione, perché un'alleanza ci può essere tra noi e naturalmente tra il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle se ci sono principi e programmi condivisi. Lo dicono tutti, lo diciamo anche noi, vogliamo capire se ci sono. Io naturalmente sono molto molto fiducioso che ci possano essere, e poi quando avremo definito i nostri punti di condivisione dobbiamo interloquire necessariamente con i cittadini, con le forze sociali, con le forze economiche, con le associazioni, con i territori, con gli amministratori. Siamo convinti di poter scrivere le pagine che servono a questa nostra regione, soprattutto in questa fase delicata, perché tutti insieme siamo all'opposizione del governo Marsilio e tutti insieme siamo al sostegno del governo Draghi, a differenza dei nostri avversari che invece hanno posizioni confuse, ad esempio il governo nazionale sono sia in maggioranza sia in opposizione. C'è bisogno di connettere i territori con il PNRR, con i fondi della ricostruzione, e noi ci faremo parte diligente già da subito, non aspettiamo le elezioni regionali, già da adesso ci sentiamo responsabili di non far perdere nessun treno alla nostra regione. Restiamo a Pescara, dove l'amministrazione comunale ha presentato 4 progetti relativi al settore cultura promossi dall'assessorato e gestiti dallo spazio Matta e da associazioni private e organismi pubblici selezionati mediante un bando. Vediamo il servizio. Dopo la programmazione estiva all'aperto tesa a ricreare una relazione vitale con i cittadini interrotta dalla lontananza causata dalla pandemia, lo spazio Matta riapre finalmente le porte alla città. Sempre all'interno del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara, la rete Artisti per il Matta questa mattina, in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura, ha presentato una ricca stagione di attività da ottobre a dicembre. Sì, oggi stiamo portando avanti quello che è il progetto del bando delle periferie, in coordinato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E oggi ho invitato le 3 associazioni culturali, sono Movimentazioni, La Favola Bella e Spazio per il Matta, per illustrarci quelli che saranno i programmi del periodo natalizio, e tutto questo per rendere edotti i cittadini di quello che si farà nelle periferie della nostra città, perché è importante dare spazio, dare delle motivazioni giuste a tutti coloro che vogliono presentare dei progetti, essere presenti sul nostro territorio e non solo nel centro della nostra bellissima città, ma anche nelle zone periferiche. Sì, sono stati già portati avanti dei progetti durante il periodo estivo e il periodo anche precedente, e adesso stiamo cercando di rendere vivo questo Natale anche per dare una motivazione in più a queste associazioni per potersi esprimere nel nostro territorio. Ed ora ci spostiamo all'Aquila, dove è stato presentato l'evento nazionale dei borghi più belli d'Italia, che si terrà nella nostra regione a settembre del 2022. Per l'Abruzzo un appuntamento importante per dare slancio ai piccoli borghi. Vediamo. L'Abruzzo ospiterà nel mese di settembre del prossimo anno il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, edizione che la nostra regione ritrova a distanza di 9 anni. Abateggio e Caramanico Terme saranno il cuore della manifestazione, mentre Navelli rappresenterà la regione Abruzzo nella 9ª edizione del concorso filmato Kilimangiaro. L'obiettivo nostro è di portare in Abruzzo 50.000 presenze, e lo possiamo fare senza difficoltà, perché in Lombardia erano presenti soltanto 20.000
stand, invece in Abruzzo andremo a pianificare, e questo accadrà maggiormente nella realtà di Caramanico Terme, circa 300 stand che dovranno appunto ospitare i sindaci dei borghi certificati. Il calendario della manifestazione non è stato ancora ufficializzato, ma gli eventi in cantiere sono diversi. L'arrivo della bandiera, esposta nell'ultima edizione presso il Vittoriale di Vittorio Veneto, nei comuni darà il via all'iniziativa. Nei giorni successivi poi ci saranno convegni, tavole rotonde e un tour nei quattro capoluoghi di provincia. A Pescara potrebbe tenersi un incontro tra l'associazione, la Regione Abruzzo e i comuni certificati. Noi vogliamo con questo evento far capire che l'Abruzzo è particolarmente attrattivo, particolarmente anche bello e può fare tanto di più di altre regioni. L'evento servirà anche ad ascoltare le esigenze che da troppo tempo attanagliano i centri interni dell'Abruzzo, oltre ad assisterli in ogni tipo di iniziative messe in atto dal governo nazionale, soprattutto nel reperire fondi che arrivano dal piano di ripresa e resilienza. L'Abruzzo c'è al fianco dell'Associazione Borghi più belli d'Italia come capacità, si diceva il video, di tutelare le nostre identità, le nostre autenticità e la nostra, nostro essere rimasti in tante parti incontaminati negli anni, nei secoli, ma certamente l'essere incontaminati molto spesso corrisponde alla mancanza di infrastrutture, mancanza di opportunità lavorative. A settembre del prossimo anno, come sottolinea il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, la speranza è quella che la pandemia sia solo un brutto ricordo e si possa tornare a partecipare ad eventi in totale libertà. La speranza è di avere davvero decine di migliaia di persone che possano animare i nostri borghi, a cominciare da Abateggio e Caramanico, ma non solo, perché poi chi viene qui e ci passa qualche giorno a poche decine di chilometri già ne trova molti altri, già di quelli dell'associazione, e comunque tanti centri che, pur non facendo parte dell'associazione, sono comunque borghi bellissimi e tutti meritevoli di essere visitati. Andiamo avanti, sono stati premiati questa mattina a Pescara in Regione Luca Bronzi per gli eccellenti risultati finora raggiunti nel surf e Lorenzo Puca, che ha conquistato recentemente la Coppa del Mondo di pasticceria. La Regione Abruzzo oggi premia due eccellenze della nostra regione, due eccellenze di Pescara. Consigliere Testa, un brand, quello della nostra regione, che deve essere valorizzato. Ma noi riteniamo che la Regione abbia il dovere, ogni qualvolta c'è qualche ragazza, qualche ragazzo che si in qualche maniera si mette in evidenza, in questo caso a livello mondiale, quindi portando il nome della nostra città, della nostra regione in tutto il mondo, dare un riconoscimento, un premio. Un riconoscimento a loro, un riconoscimento a tutti i loro sforzi, alle famiglie che hanno investito, creduto in loro, e parliamo di due campioni mondiali, Puca per quanto riguarda la pasticceria, pasticcere mondiale, e quando riguarda Bronzi è diventato a soli 15 anni, è arrivato quarto, la manifestazione mondiale di kitesurf, che è uno sport dal grande fascino acquatico. Quindi noi siamo contenti di premiarli, per noi rappresentano anche strumenti di marketing territoriale molto efficaci, e ci piacerebbe pure che qualche azienda abruzzese, non solo, potesse accostare i loro brand, i loro marchi, per far crescere, per incentivare e per dare l'ulteriore spinta a questi due grandi campioni. Lorenzo Puca, campione del mondo di pasticceria, un grande riconoscimento per te. Beh sì, sicuramente diciamo che è la chiusura di un cerchio, un sogno cominciato tanti anni fa e perseverato anno dopo anno fino ad arrivare a raggiungere l'obiettivo. Luca Bronzi, giovanissimo ma già campione del mondo di kitesurf, per te una bella soddisfazione, ma sicuramente un punto di partenza, non di arrivo. Sì, sicuramente è stato un grande obiettivo, ma da qui devo far partire tutta la mia futura carriera. Spero di diventare il campione del mondo, vedremo. Soddisfatto per questa premiazione in regione? Sì, sono molto soddisfatto. Anche se potevo fare meglio, però comunque per me è stato un grande obiettivo. Siamo arrivati allo sport calcio di Serie C con il Pescara. Dopo il pareggio di Siena si guarda la gara di domenica all'Adriatico contro l'Olbia. Nel frattempo ai nostri microfoni il presidente del Pescara Daniele Sebastiani conferma la piena ed incondizionata fiducia al tecnico Auteri. Ascoltiamo.
Presidente Sebastiani, ieri un pareggio contro il Siena, insomma, è soddisfatto di queste prime 11 partite giocate dal Pescara? Si aspettava questo distacco oppure immaginava una classifica diversa? Sicuramente abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, però ci stanno anche le altre squadre. Ieri abbiamo giocato contro una delle squadre che come noi cercano di salire, e quindi siamo stati, diciamo, in qualche modo avvantaggiati dal fatto che loro sono rimasti in 10, ma non siamo riusciti a sfruttare questa superiorità. Però ci sta, perché comunque giochiamo lì, abbiamo subito gol appena sono rimasti in 10, siamo stati bravi a recuperarla, e poi nel secondo tempo abbiamo giocato praticamente una porta sola, ma non siamo riusciti a concretizzare. Insomma, rumors hanno sollevato l'ipotesi di un allontanamento di Auteri. È in discussione la posizione del mister oppure no? Ma non esiste proprio, il fatto stesso che stiamo qua insieme oggi lo dimostra, ma non esiste proprio, non è mai stato in discussione. Il mister ha preso una squadra completamente nuova, la sta plasmando, i ragazzi adesso abbiamo avuto anche moltissime defezioni negli ultimi tempi per Covid, per infortuni vari. Noi siamo tranquilli, abbiamo un percorso da fare, la squadra è praticamente nuova, per 9 undicesimi è nuova, e quindi ci vuole del tempo. Il campionato di Serie C, come tutti gli altri campionati, è molto lungo. I valori, quello che mi fa stare tranquillo è che noi non abbiamo incontrato finora nessuna squadra che ci ha messo sotto a dire sono più forti di noi, per cui abbiamo tutto il tempo per recuperare e fare un buon campionato. No, ma questa è una squadra che abbiamo costruito insieme. Purtroppo, come dicevo prima, ci sono state alcune defezioni che non hanno permesso al mister di giocare diverse partite con una formazione fatta, e quindi ci sarà tempo, ripeto, per mettere a posto tutti e recuperare. L'intervista è stata realizzata da Roberta Di Sante. Proseguiamo con la Serie D, andiamo a vedere i derby di ieri. Con due gol nel finale, la Vastese è passata in rimonta per 2-1 nel derby del Savini di Notaresco, festeggiando così il primo successo in stagione. Vediamo. Va alla Vastese e rimonta per 2-1 il derby del Savini con i biancorossi che brindano al primo successo stagionale, blindando la panchina di Fulvio D'Aderio. In ombra il Notaresco, che in vantaggio in avvio di ripresa, non è però riuscito a capitalizzare il suo gol, subendo l'1-2 ospite nel finale. Padroni di casa in maglia rosso-blu con il 4-3-3, formazione aragonese in casacca bianca. Sugli spalti 400 spettatori, con l'avvio di gara che vede la Vastese in campo con il 4-3-2-1, pericolosa al sesto, con un tiro di Agnello respinto con qualche patema da Sciba. Alla decimo la risposta della squadra di Epifani arriva con il colpo di testa di Gallo, che mette la sfera di poco al lato. La Vastese è tonica e al 19° ancora Agnello chiama Sciba al salvataggio. Match godibile con il Notaresco, che si rivede al 22° con una spizzicata di testa di Maio sotto misura. Al 34° sembra fatta per la squadra del presidente Bolami, ma la bella girata in area di Agnello fa terminare il pallone sul palo, con Sciba impietrito sulla linea di porta. Si salva il Notaresco, che sembra incontrare più di qualche difficoltà nel far breccia nella difesa ospite, con il primo tempo che si chiude così senza ulteriori sussulti sul risultato d'occhiali. La ripresa del Savini inizia con il Notaresco in avanti e in gol al 7° con Pampano, che servito da Valenti non sbaglia, regalando il vantaggio alla sua squadra. Festeggiano i rosso-blu e vede le streghe la formazione aragonese costretta a rincorrere dopo un buon primo tempo. Prova a reagire la Vastese con Alonzi, che al 17° ha una ghiotta opportunità, ma Sciba è prodigioso e salva ancora. Al 24° sugli sviluppi di una punizione, l'attaccante della Vastese Alonzi cade in area notareschina con il signor Di Mario Di Ciampino, che lascia proseguire. Dopo una fase di stanca, al 39° però gli ospiti trovano il meritato pareggio con Di Filippo, che di testa sugli sviluppi di un angolo trova il gol del pareggio. Festeggiano l'1-1 i giocatori in maglia bianca, con il gelo che scende su
sul Savini, anche perché la squadra di Epifani accusa il colpo subendo il raddoppio ospite al 90esimo con Alessandro che a 3 metri dalla linea di porta dopo il palo di Alonzi non sbaglia per il 2-1 della Vastese che per quanto visto in campo è stato meritato. Per il notaresco secondo KO stagionale è sempre in casa con i tifosi rosso-blu che al 91esimo se la prendono con il tecnico Massimo Epifani. E Vastese che sarà impegnata nel prossimo turno contro il Chieti, trasferta che è stata vietata ai tifosi teatini. Noi proseguiamo con la Serie D, andiamo a vedere il derby del Mariani Pavone di Pineto dove i biancazzurri di casa hanno battuto il Nereto restando così in scia della capolista Fiuggi. Tutto come da pronostico, il Pineto batte 2-0 il Nereto e si aggiudica il derby della sesta giornata in Serie D. Fa tutto nel primo tempo la formazione di Pomante che sbaglia anche un calcio di rigore. Nella ripresa il Nereto prova a riaprire la contesa ma è troppo tardi. I locali in maglia nera schiacciano subito sull'acceleratore e dopo neppure un giro di lancette si portano avanti. Paoli approfitta di una disattenzione della difesa neretese, ruba palla e serve Cardella che di testa timbra il cartellino e porta in vantaggio. Vantaggio i suoi. 1-0, il Pineto insiste e al settimo sfiora anche il raddoppio. Madiglio compie il miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Pepe, spedendo in corner e salvando i suoi. Sul successivo calcio d'angolo, altro tentativo aereo, questa volta da parte di Mesisca, con la sfera che sfiora il palo e termina sul fondo. Il Nereto deve scrollarsi di dosso lo shock del gol subito a freddo. Unica occasione nello specchio per la formazione vibratiana, quella al 14esimo dalla distanza di Ristonski, neutralizzata da Mercorelli, ma sono i biancazzurri locali a fare la partita e a trovare il raddoppio al 27esimo con Barlafante. Sugli sviluppi di una rimessa laterale l'esterno riceve palla e insacca la girata dal limite, quinta rete stagionale per Barlafante, dispiacere dato al suo ex tecnico che lo aveva avuto lo scorso anno al Real Giulianova. Al 36esimo il Pineto fallisce il colpo del KO, Barlafante entra in area e viene messo giù. Il direttore di gara Gianpietro della sezione di Pescara indica il dischetto del calcio di rigore dagli 11 metri, va Cardella che calcia in maniera non impeccabile, Diglio intuisce e blocca a terra. I primi 45 minuti si concludono così sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa la reazione del Nereto, al nono Cipriani apre per Ciganda, il colpo di testa però si impenna alto sulla traversa, quindi l'attaccante ci riprova con maggiore precisione qualche minuto più tardi, ma Mercorelli si fa trovare pronto alla deviazione. Al 20esimo sul successivo corner, timide proteste neretesi per un presunto fallo di mano col direttore di gara che lascia proseguire. Al 28esimo Bitetto si gioca anche la carta pedalino e passa al 3-4-3 e proprio l'attaccante alla mezz'ora prova la girata che deviata termina alta. Sugli sviluppi dell'azione al 31esimo la gran staffilata di Cipriani termina fuori di poco alla destra di Mercorelli. Ora il Nereto deve insistere e mette in affanno i locali. Al 33esimo prima Ghiani chiama all'intervento in tuffo Mercorelli, poi Pezzotti salva la porta biancazzurra sulla conclusione di Mirabelli, lo stesso Mirabelli che al 39esimo serve pedalino. La girata di prima intenzione dal limite dell'area termina però di poco alta sulla traversa. Dopo 5 minuti di recupero è il Pineto a festeggiare dunque il ritorno alla vittoria e a portarsi a quota 13 punti in classifica in attesa dello scontro diretto contro la capolista Fiuggi. Matura invece la quarta sconfitta in 6 partite per un Nereto a cui resta la soddisfazione di aver disputato un buon secondo tempo. Ancora un KO casalingo per il Chieti che perde all'Angelini contro il Castelfidardo. Resta dunque il tabù delle gare interne per i neroverdi. Vediamo il servizio. Dopo l'impegno di Coppa Italia, il Chieti nuovamente all'Angelini va alla ricerca della prima gioia casalinga. Mister Lucarelli deve fare a meno dell'infortunato Rodia. Nel 3-5-2 d'inizio gara Mele agisce da metronomo di centrocampo. Le mezzali sono Mariani e Verna. In avanti spazio alla coppia Kamadu Fabrizi. Il Castelfidardo torna in terra d'Abruzzo a distanza di 7 giorni dalla vittoria dell'Aragona di Vasto. Mister Manoni deve fare a meno di De Cesare ma non rinuncia al suo 4-3-1-2 a centrocampo per sopperire a questa
assenza si abbassa Marcelli, mentre Rizzi gioca alle spalle di Braconi e Cardinali. Non parte bene la gara dei neroverdi, gli ospiti sono subito propositivi e provano a sbloccare la contesa al settimo con una botta da fuori di Bracciatelli, ma il tiro del centrocampista trova la risposta di Forti. Dal corner che ne scaturisce, Chiacchia, troppo ingenuo nell'occasione, a terra in aria Gega. Per la Scaro di Matera non ci sono dubbi e concede il penalty. Dagli 11 metri si presenta Rizzi che beffa Forti con un cucchiaio che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Seconda rete in campionato per il 22enne. La risposta dei padroni di casa non arriva, anzi è proprio Rizzi ad andare vicino alla doppietta quando al quarto d'ora si invola verso la porta e con un bel tiro incrociato trova solo la base del palo alla sinistra di Forti. Provvidenziale la deviazione del portiere. Accusato il colpo, i teatini provano a reagire sfruttando una delle azioni preferite dalla squadra di Lucarelli. Galoppata di Siracusa sulla sinistra che arriva addirittura tu per tu con De Malia, ma la sua conclusione è ribattuta in corner. I fidardensi, trovato il vantaggio, si fanno apprezzare anche per una fase difensiva attenta, anche se alla mezz'ora Di Mino ha una potenziale occasione per impattare l'incontro con il pallone vacante in area di rigore che, calciato verso la porta avversaria, è debole ma non impensierisce De Malia. Al duplice fischio rumoreggia lo stadio Angelini che chiede di più ai suoi beniamini. Dagli spogliatoi esce un Chieti più deciso e gli effetti si vedono subito. Al sesto, grandi proteste in area fidardense quando Di Mino finisce a terra dopo un contrasto, ma Dan Pigesti, il direttore di gara, fa segno di proseguire. Tre minuti arriva l'azione più nitida fin qui creata dalla squadra di casa. Verna in verticale per il taglio di Fabrizi, il tiro del numero 9 è contratto in corner però dall'intervento pulito di Gega. Alla mezz'ora Lucarelli le prova tutte e inserisce anche Baldé per Verna, passando a un più offensivo 3-4-3, ma il Castelfidardo ha una colossale occasione per chiudere l'incontro, ma Bracciatelli, con troppa superficialità a due passi da Forti, sbaglia incredibilmente. Si dispera l'attaccante di Manoni, che sa di aver cestinato un potenziale match ball. Il Chieti va avanti solo con i lanci lunghi e con la forza della disperazione, mentre il Castelfidardo in campo aperto mette la sfida in ghiaccio al 45esimo con Cardinali, che elude la trappola del fuorigioco e deposita sotto la traversa. Grande gioia per il classe 2003 alla terza rete in campionato. Al triplice fischio finale, fischi da parte del pubblico di casa per una partita mal giocata dal Chieti, che dopo tre gare non riesce ancora a sfatare il tabù Angelini. Umore opposto per il Castelfidardo, che trova la terza vittoria consecutiva e si avvicina alla zona playoff. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento alle ore 19.